E con la mia nuova parodia su Lady B vorrei dire la mia. Forse parto un po' prevenuto considerando la sua dinastia. È arrivata e si è recata nella sede di Milanello. Poi capirete bene il motivo, ma era munita di un righello. C'è chi li acquista e li fa sul serio, e chi compra tutti a parametro zero. Ma Lady B né uno né l'altro lei li faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie. Ma quale uomini con gran cuore, meglio quelli di gran spessore. E fu così che da un giorno all'altro Mister Allegri venne esonerato, e le spinse per chiamare Seedorf sicuramente più dotato. Per star nel Milan ci vuol misura, lo ha dichiarato Lady B. Sui 30 centimetri va più che bene, o perlomeno su di lì. Galliani ha già litigato, sempre per colpa del calciomercato. Si cercava un uomo cazzuto, possente da mettere come mediano. E fu così che Lady B prese in pugno la situazione. Disse Adriano, tu come la vedi? Se chiamassimo Rocco Siffredi, stupito e stizzito da questa proposta, disse non ci sono possibilità. Però trattieni questo bollore, sei quasi peggio di papà. In effetti non ha tutti i torti, basti pensare al recente passato. È riuscita persino a distruggere il grande talento nel povero Pato. La parodia sta per finire, devo trovare una frase d'effetto che mi faccia divertire, che racchiuda anche il concetto. Citando il grande Piccinini, posso dire in modo cortese che lei alle sciabolate morbide preferisce quelle tese. Io sono stitico, dolore fisico, non cago solido, e neanche liquido, io sono stitico, però io auspico, mi sembra logico, di usare lo scarico.